Bella a tutti Fortniters, benvenuti su YouTube, eccoci in questo video per continuare con le missioni degli incarichi dei giurati parte 3. Questa è la terza fase, quindi atterriamo qui al braciere ologramma per trovare Amy. Il braciere ologramma è qua fuori, qui sotto lo vediamo, già del traffico, nemici. Allora, questa missione dobbiamo scansionare i giocatori con un falco ricognitore e raccogliere, andiamo un po' a vedere, e raccogli i loro progetti. La zona più o meno è quella dove ho pingato, ora sarà importante trovare un falco, vedremo durante il nostro percorso dove andare a trovare il falco. Eccoci qui, veniamo qui nel personaggio, nel punto indicato dalla mappa e ci vende il falco ricognitore. Quindi lo prendiamo e adesso andiamo a... Magari, anzi, facciamo così, lo arruoliamo. Perfetto. E andiamo a cercare, quindi a scansionare i giocatori avversari. Intanto qua c'è un lupo, ci facciamo il pieno di scudo. Ok, apriamo anche questo bel forzierino con niente dentro. Ok, lanciamo perché qui credo ci siano, no, non ci sono avversari. Andiamo giù a vedere. Qui c'è della battaglia, quindi andiamo a cercare se ci sono avversari. Ok, ci siamo diretti qui dove dovremo trovare due forzieri dei giurati nei quali speriamo di trovare un scudo. Ora andiamo a esaminarli se non li hanno già aperti. Eccone uno, su, per fortuna. Ok, intanto abbiamo eliminato anche quest'altro giocatore. Facciamo lo scudo. Allora, non abbiamo trovato lo scudo qui, ci deve essere un altro forziere, ora andiamo a cercare. Eccolo qua, il secondo. E niente, non l'abbiamo trovato nemmeno qui. Quindi ora bisogna andare a cercare lo scudo. Vediamo se saremo più fortunati. Niente da fare. Eccolo qua, siamo riusciti a trovare uno scudo e lo raccogliamo. Questo delle bende, anche se non era un
La soluzione migliore, ora adesso andiamo un attimo in safe. Dobbiamo lanciare lo scudo dei guardiani, qui siamo controcorrente. Quindi ora andiamo, cerco di andare fuori dalla safe, in safe. Allora, eccoci qui in safe, quindi adesso lo andiamo a lanciare. Ok, lanciato. Raccogli i microchip. Ok, proviamo da un'altra parte. Proviamo a lanciarlo qua. Ok, no. Allora, lanciamo di nuovo lo scudo. No, adesso parte la safe, quindi ce ne, la tempesta, quindi ce ne torniamo. Ce ne andiamo in safe prima. Ok, eccoci qua, lanciamo. E raccoglie il microchip che rilascia quando viene colpito. Ok, quindi dobbiamo colpirlo noi. Perfetto, non l'avevo letto quella parte. Eccoli qua. Li vedete, andiamo a raccoglierli, microchip, ne basta raccogliere uno. Allora, attiva il programma di realizzazione del corpo di Amy. Andiamo a vedere la mappa. Ok, bisogna quindi tornare qua su. Quindi dovremo farlo in un'altra partita. Eccoci qui in una nuova partita. Quindi per andare nel punto indicato nel laboratorio per attivare il programma di realizzazione del corpo di Amy. Quindi siamo qui, entriamo dentro. Ok, e con questo abbiamo terminato tutte le missioni dei giurati di questa settimana. Come avete visto poc'anzi nello scorrere, le missioni dei giurati torneranno tra 28 giorni, quindi tra 4 settimane, mentre tra poco, nella settimana prossima, avremo gli incarichi di Geralt di Rivia e inizieranno gli incarichi della pagina 1. E con questo il video si chiude qua. Se vi è piaciuto, mi raccomando, un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici nei vostri social, non dimenticate di lasciare un commento e come sempre, se vi va, iscrivetevi al nostro canale e cliccate la campanellina per non perdere i nostri aggiornamenti. Ciao a tutti!